Siamo qui in Piazza Castello, è appena giunta la manifestazione di Fridays for Future che è partita dal camp ed è arrivata fin qua. Siamo qui con Stefano, attivista di Fridays for Future. Stefano, questa sera andrete al festival Alta Felicità di Venaus. Perché andrete a questo festival? Esattamente, questa sera assieme a diverse centinaia di attivisti da tutta Europa ci raggiungeranno al Festival Alta Felicità a Venaus in Val di Susa, perché appunto questo festival porta temi molto vicini a noi e intrinsecamente legati. Se il Climate Social Camp è riuscito appunto a portare migliaia di persone da tutta Europa fino qui, noi oggi vogliamo appunto portare tutti gli attivisti dell'Europa e del mondo a Venaus a vedere uno degli scempi ambientali e climatici che viviamo sul nostro territorio. Parliamo appunto di un territorio che dovrebbe vedere la costruzione di un'opera climaticida che causerà l'emissione in atmosfera di 10 milioni di tonnellate di CO2 all'incirca, quando il nostro obiettivo è quello di diminuire le emissioni il prima possibile. Oltre a questo c'è la militarizzazione di un territorio, un impatto sociale devastante, un impatto devastante anche per le acque. In questo periodo di siccità lo stiamo vedendo sulla nostra pelle in Piemonte, l'acqua è un problema, la siccità è un enorme problema. E quindi questa sera, assieme appunto a diverse centinaia di attivisti e attiviste da tutta Europa, ci riuniremo per un nuovo camp all'insegna della socialità, della giustizia climatica e sociale, per stare assieme e appunto vivere nuovi momenti di lotta in Val Susa. Grazie. Grazie a voi.